Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È da 15 anni che la loro musica fa ballare gli italiani. Ci sono riusciti anche ieri sera i Boom Da Bash a Radio 1. Ciao a tutti. Pronunciato bene? Perfetto. Mi sono allenata. Alla grande. Come state? Come è andata ieri sera? Emozionante. Beh, è stato molto emozionante, insomma eravamo un pochino in ansia, però il giusto. Non si vedeva, No? No. Beh, benissimo, significa eravamo che lo sappiamo di una nascondere vista, bene. E posso farvi complimenti perché il vostro pezzo è arrivato subito. Grazie mille. Devo dirvi la verità. Che nella nostra postazione ci siamo messi anche un po' a ballare. Beh, l'obiettivo nostro era questo, l'imperativo era far ballare, grazie. Allora, che mi raccontate? Come vi siete preparati però per questo Festival di Sanremo? Come sempre. Allora, lui ha pregato, passato un mese a pregare. Io ho pregato, ragazzi, non mi nascondo, ho pregato. Poi insomma un po' di sport che non fa mai male, ci siamo preparati psicologicamente, abbiamo fatto tante ore in studio per preparare insomma l'esibizione. Poi, come si dice, è andata molto bene, l'importante è che insomma i Boom Da Bash sono scesi da quel palco soddisfatti di aver fatto una bella performance. Per un milione, un testo, raccontatemi un po', raccontatemelo voi. Allora, per un milione parla dell'amore, dell'attesa dell'amore nelle sue mille sfaccettature. In particolar modo, insomma, è una descrizione di tutte quelle dinamiche di affetti che fanno parte della vita quotidiana di ogni persona, ma che purtroppo si stanno un po' perdendo. Cioè, oggigiorno noi siamo più concentrati su altre cose che pensiamo essere importanti, ma che in realtà poi stringi sono futili. L'attesa, ad esempio, di un figlio, l'attesa di una mamma con il bambino che aspetta il papà che ritorna dalla missione. Queste sono le cose che alla fine diventano poi il motore. Le piace, vedo dalla... dell'esistenza. Ma siete dei teneroni. Noi siamo teneroni, cioè, ragazzi. Vi vedo belli, grossi e tatuati, no? No, però sembrate il cuore... un po' cattivi, invece no, siete dei teneroni. No, è il messaggio generale, diciamo, del pezzo, è il dovere che secondo noi abbiamo un po' tutti di ritornare a fare quello che fanno i bambini, cioè riuscire a guardare solo verso il bene e non verso l'odio. Questa è una cosa, ripeto, che sanno fare i bambini, perché i bambini non conoscono l'odio, lo imparano dai grandi, da noi, quindi possiamo e dobbiamo ripartire da qui. Questo è un messaggio importante. Sì, secondo noi è un messaggio molto importante, soprattutto magari nei tempi, insomma, che corrono, ecco. Allora, voi per questa seconda serata non salirete sul palco, giusto? No, ci riposeremo. Quindi grande riposo, ovviamente seguirete il festival. Guarda, loro sono più interessati a seguire. Io invece proprio per stare concentrato, ieri appena vedevo una televisione accesa con il festival scappavo via. Volevo solo concentrarmi per staccare un po' la spina. Sì. Però stasera lo seguirò anch'io, sì. Parliamo invece di venerdì sera, duetto con... Rocco Hunt, il nostro amico Rocco Hunt, tra l'altro autore del testo. Uno degli autori del testo, insieme a Mogol Cheope e a Federica Abate. E siamo contenti di portare un altro pezzo di Sud Italia con noi su quel palco. E faremo una grande performance perché Rocco è un grande performer, quindi si mangerà il palco. E ci saranno i bambini anche. Questa cosa non va tralasciata. Ci saranno sul palco anche un gruppo di 8 bambini che hanno partecipato alla registrazione del pezzo, perché nel brano, sul ritornello, nella parte finale del ritornello, c'è un coro di 8 bambini e noi abbiamo deciso di portarli sul palco. Vedrete. Ancora più teneroni. Mamma mia, immagino l'emozione di questi bambini. Secondo me saranno meno emozionati di noi. Forse hai ragione. Forse hai ragione, davvero. C'è anche Alessandra Moroso questa sera che salirà sul palco dell'Ariston. Esatto, guarda. Una vostra cara amica. Certo. Ti racconto un aneddoto. Prima eravamo sul balcone dell'hotel. Ci arriva un messaggio audio, ovviamente in salentino, e ci dice: non fate troppo i fighi perché vi abbiamo sgamati. Ed era lei che ci aveva visto dal balcone. So da dove. Noi gli abbiamo detto: Alessandra, vieni a prendere un caffè. Insomma, è vero che sei famosissima, sei super ospite, però un caffè con gli amici vieni a prendere. No, noi vogliamo un grandissimo bene ad Alessandra, perché è una persona veramente con un cuore grande come una montagna. Anche perché veramente la settimana sanremese è veramente un frullatore, no? Anche, soprattutto per voi, e magari non avete neanche il tempo di incrociarvi. Noi abbiamo dormito 4 ore, benissimo. 4 ore. Tu, io 3. Io 2 perché... E tu una? No, vabbè, non ne parliamo. Ecco perché avete gli occhiali da sole. Se togliamo gli occhiali, ragazzi, si vede tutta la giornata. Sì. Ma siete belli lo stesso. Grazie. Grazie, Boom Da Bash. Grazie a voi, grazie ragazzi. Mille.
Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.